Ho preso un po' di brace, l'ho messa qua nel braciere e metto l'incenso. Metto l'incenso perché oggi, stanotte mi sono svegliata col pensiero che mancano 9 giorni alla fine del decreto del 3 aprile e quindi è bello iniziare la novena alla Madonnina che scioglie i nodi. Ho anche telefonato alle suore di Marnacchia per unirmi nella preghiera, loro mi hanno detto che già lo stanno facendo e fino a ieri invece abbiamo messo nel fuoco tutte le piante appuntite, quindi pungitopo, ma anche l'agrifoglio, e le mettevamo così nel fuoco quando c'è la luna nuova perché tolgono gli ostacoli. Quindi tutte le persone che ci hanno preceduto ci avevano questa memoria del gesto. Il gesto non si racconta, non si legge, bisogna farlo. È la stessa cosa che visualizzare dentro di noi un fuoco acceso e andare a raccogliere le pigne e accenderlo veramente. Quindi fino a ieri, che era luna nuova, abbiamo messo nel fuoco le piante appuntite che tolgono gli ostacoli. Ma la cosa bella è che è finito proprio in questi giorni la decade legata a Cefeo, la costellazione del cielo che dice di non farsi domande. In questo momento è tanto importante non farsi domande. E da oggi è il secondo giorno di Andromeda. Andromeda è la figlia di Cefeo, la quale è prigioniera. Prigioniera. Noi adesso ci sentiamo anche un po' prigionieri, ma è una cosa che accompagna in maniera molto delicata chi abita in posti come questo, perché la neve facilita veramente tanto il fatto di raccogliersi e stare in casa e ritornare a contemplare questi abbinamenti che tutti i popoli che ci hanno preceduto contemplavano. Quindi, quello che facciamo, i nostri gesti, legato anche alle costellazioni del cielo.